Oggi, venerdì 12, è il quarto giorno del nostro viaggio in Brasile. Abbiamo fatto due esperienze. Questa mattina abbiamo visitato un po' la cittadina di Itanhaçu, e visitando alcuni luoghi significativi. Invece oggi pomeriggio abbiamo fatto una visita, una presenza all'interno di una scuola superiore con ragazzi e ragazze dai 15 ai 18 anni, e parlando di gioventù. Allora chiediamo a qualcuno dei partecipanti del nostro viaggio di raccontarci queste esperienze. Allora, questa mattina abbiamo appunto fatto un giro per Itanhaçu, siamo partiti da un ambulatorio dove c'è sempre presente un medico e ogni tanto anche dei professionisti come dentisti. In caso di emergenza i pazienti vengono portati in ospedali in base, diciamo, alla disponibilità, però naturalmente non è sempre possibile trovarli molto vicini, infatti più vicino è a 70 km e possono arrivare fino a 150, quindi diciamo un bel lungo viaggio. E naturalmente le spese sanitarie sono a carico delle persone, quello, diciamo, non coprono molto le spese sanitarie qua in Brasile rispetto all'Italia. Dopodiché siamo passati per la casa parrocchiale e dopodiché abbiamo concluso la nostra camminata con una visita alle scuole pubbliche e private dall'esterno e infine un parco che è stato adibito in parte anche a una palestra pubblica. E oggi appunto siamo stati in questa scuola di Itanhaçu, ci hanno accolti molto bene, ci hanno fatto sedere. Ci siamo scambiati una serie di informazioni riguardo alla cultura, alla scuola, ed è stato molto bello e interessante. Sono rimasta impressionata dal contesto, molto rilassato e divertente. Erano molto allegri di vederci, quindi è stato veramente sorprendente anche questo. Qualche differenza che hai notato tra... Impressione, differenza tra la scuola nostra e la scuola qui brasiliana? Sì, appunto, come dicevo, l'ambiente è molto rilassato e allegro, e quindi sì, un po' anche quasi caotico. Anche è vero che oggi era una giornata un po' speciale, non c'erano lezioni. Sì, è vero, oggi era la giornata della gioventù, infatti abbiamo parlato anche del futuro, di quello che volevano fare e quello che volevamo fare noi. Anche come cittadini attivi, quindi all'interno della società cosa potevamo migliorare e come appunto partecipare attivamente. Cambia disco!